Anche qui diamo la parola ad Emma Bonino. Grazie mille, grazie a tutti. Davvero, grazie, grazie davvero. Vi ho ascoltato tutti con molta attenzione e sono convinta e spero che chi avrà la responsabilità di continuare questo progetto e questo percorso terrà nella dovuta considerazione anche spunti che sono venuti. Non ne ho trovati nessuno in contraddizione, ma dove è andato Andrea Romano? Sei lì. Io li trovo convergenti, cioè una insistenza sullo Stato di diritto, sull'eccetera, eccetera, migrazioni e quant'altro, non è incompatibile, anzi, con tutta una segnalazione che abbiamo già cominciato a fare per quanto riguarda le pensioni, il debito pubblico storicamente, non parliamo delle nazionalizzazioni, eccetera, eccetera. Quindi il problema è trovare le sinergie e le energie per riuscire a coprire tutti questi aspetti. Vi volevo dire che voglio continuare un po', ma brevissimamente, il discorso di Spadaccia. Per esempio, in questi mesi, a parte il generale Agosto, che credo abbia falcidiato molti di voi, alcuni altri per obbligo sanitario sono dovuti essere un po' più presenti, molti mi hanno contattato, ma provenienti da Paolo Rumiz, che sta facendo questo progetto bellissimo, peraltro, dell'orchestra dei giovani immigrati europei, e che credo fosse oggi a Cesenatico alla scuola di Enrico Letta, a Toni Muzzi Falcone, immaginatevi voi, che ha anche lui un progetto sull'Europa, che riguarda l'Europa, la pace. Poi possiamo, persino il Rotary mi ha voluto parlare perché vuole fare un'iniziativa sull'Europa, eccetera, eccetera. Questo che cosa vi segnala? È che, a parte raccontarci che no, la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica comunque, eccetera, eccetera, esiste invece un disagio, un fermento e anche una voglia di reagire che viene, vi ho fatto tre esempi che sono i più distanti, diciamo, proprio su questa concezione. E su questa proposta che stiamo facendo, io lo sottolineo migliaia di volte perché non ne posso più, lo sottolineo, noi non stiamo dicendo Europa, stiamo dicendo più Europa, lo stiamo dicendo noi stessi, ma non siamo né dei visionari né, vendiamo bufale. Il più Europa e l'Europa che sarà non è ovviamente quella che ognuno di noi si sogna di notte, sarà l'esito finale, se riusciamo ad andare avanti, di un compromesso con molti altri. Il problema è che il livello del compromesso dipenderà dai rapporti di forza dei vari singoli, opinione pubblica, paesi e governo. Quindi stiamo dicendo più Europa. Ed è certo che l'Unione Europea non è quella che io noi federalisti avremmo voluto costruire, ma è quella che c'è ed è quella che secondo me dobbiamo difendere, proprio perché se la difendiamo la possiamo migliorare. Non è distruggendo. Io sono terrorizzata, diversamente forse da Andrea, che se la distruggiamo non ricostruiremo mai più niente. Quindi il problema della difficoltà che abbiamo, io penso che la dobbiamo difendere per impedire che da un europeismo di tutta evidenza imperfetto si torni a un nazionalismo perfettissimo. Io del nazionalismo perfetto non so che farvene, anzi ne ho paura. Preferisco lavorare su una Europa imperfetta per cercare di spingerla più avanti.
E peraltro quella che, diciamo, la saggezza degli Stati membri ha voluto dare alla Commissione europea col Trattato di Lisbona, tenendosi strette le competenze su, ma che ne so io, non solo sull'integrazione, ma sulle sulle migrazioni sicuramente, ma anche sulle frontiere esterne, eccetera, eccetera, è esattamente l'Europa che non funziona. Perché l'Europa comunitaria di competenza della Commissione europea, piaccia o non piaccia, io non sono un entusiasta della politica agricola europea, ma intanto so che c'è, so che si può modificare, so che ha delle procedure democratiche e c'è, e non si decide nel chiuso opaco di qualche ennesimo vertice. Lo stesso per la politica della concorrenza, lo stesso per gli accordi internazionali. Quindi vediamo di non buttare proprio via. Poi è inadeguata alle sfide nuove. Sì, il Trattato di Lisbona appartiene a un altro periodo, diciamo, storico in qualche modo. Però credo che questo sia lo sforzo che dobbiamo fare. In realtà dove siamo arrivati noi? Siamo arrivati nel nostro paese, mi pare di capire, a una sorta invece di sovranismo misto ad una nostalgia passatista, permettetemi, non è difficile da capire. Per esempio, fatemi affrontare brevissimamente un tema che abbiamo toccato poco, anche se l'abbiamo toccato, sulla questione diritti civili. Insomma, davvero in tutte le urgenze che abbiamo in questo paese, l'urgenza della modifica della legge sul divorzio, sì? Ah, fantastico, fantastico, davvero fantastico. Ah, questa sì che io non l'avevo capita che era così urgente. Ma di già che ci siamo, ovviamente dobbiamo dividere il tempo dei figli paro paro tra genitori, insomma, sono cose. Dove siamo arrivati? A un governo interventista che adesso mi viene a spiegare come devo essere felice, in che condizioni devo essere felice e cosa devo fare per essere felice. Per favore se le risparmi, perché francamente i cittadini adulti di questo paese credo lo sappiano da soli. E perché dico passatista? Quando sento il nostro ministro della famiglia, credo, dirci che no, le unioni civili sono state uno sbaglio, forse non guarda bene cosa è successo nella società. Non è la legge che ha imposto un cambiamento della società. La legge, ben che vada, ha preso atto di un cambiamento sociale che già c'era. Poi può piacere, non piacere. Benissimo. Ovviamente, alcuni preferiscono la famiglia Mulino Bianco. Mamma, papà, un bambino maschio e una femmina. Benissimo. Altri, come dire, cittadini adulti, per bene, eccetera, eccetera, organizzano i propri sentimenti non sempre come vogliono, molto spesso come possono. Questo non ha nulla, non attiene a nessuna competenza di nessun governo, che magari cambia il governo e poi ne viene un altro che mi dice no, tutto sbagliato, adesso rifacciamo da capo, eccetera, eccetera. E la cosa più grave ancora di questa nostalgia passatista sui diritti civili. Guardate, intanto sull'aborto, per esempio, roba da non credersi, perché siccome le donne ovviamente sono svitate, questo lo sappiamo, perché nascono un po' minus habens, mo gli facciamo il consigliere, che le consiglia e le consiglia e le spiega, eccetera. Cioè, sono cose che uno pensava di aver lasciato indietro da tanto tempo. No signore, questo vale appunto, è già stato detto, non parliamo di una morte dignitosa, di come, dei nuovi diritti che vorremmo. Insomma, un sovranismo su molte politiche, una nostalgia che io definisco passatista sui diritti civili. Altro che i nuovi diritti, la scienza. Ah, però oggi sui vaccini, grande scena, eccetera, eccetera,
cercavo di spiegare anche in Senato che la libertà di ciascuno di noi è sacrosanta, ma ha un paletto ben preciso, che è la libertà degli altri. E quel paletto va rispettato. Non vuoi vaccinare i tuoi figli? Te li tieni a casa, sai? Te li tieni a casa. E di già che ci sei, no, di già che ci sei non li porti neanche al cinema o al supermercato, sia ben chiaro, non è che all'asilo no, ma no, te li tieni a casa, se è questo. Credo che sia poi venuto difficile, perché sento dire, anzi leggo, che stamattina però la più grande sostenitrice del Novax, eccetera, eccetera, insomma, per non sapere né leggere né scrivere, però lei i suoi figli li ha vaccinati. Vabbè. Va bene. Vabbè. Ho capito. Credo, pare, si chiami coerenza. Va bene. E andando avanti, io sono, voglio dire, poche cose. Mi si spesso in vari ambienti mi si dice sì, no, capiamo, la Lega, Salvini, così è, però i 5 Stelle sono diversi, sono nuovi, sono rampanti, sono eccetera eccetera. Io credo che Lega e Movimento 5 Stelle condividono una sostanziale lontananza e distanza dalle istituzioni liberali e democratiche, e che entrambi condividono una predilezione per la democrazia plebiscitaria. Credo che questo poi uno sarà più volgarmente roboante, quell'altro è un po' più, però di fatto predicano e praticano un'occupazione semimilitare del potere che giunge ai limiti dell'intimidazione. Qualcuno osa opporsi? Attento al posto. Sei in scadenza, attento a te. Quell'altro prova a dire no, proprio lo si obbliga a dimettersi, che così facciamo prima. E avanti da intimidazione a intimidazioni. Fino alle minacce nei confronti di funzionari pubblici e amministratori di istituzioni indipendenti. Accusano qualunque avversario, entrambi, io lo vedo al Senato. Accusano chiunque osi dire buongiorno, scusate, non sono d'accordo, eccetera, eccetera, accusano qualunque di cospirazioni oscure, quando non criminali, e lavorano per distruggere le istituzioni europee in alleanza non solo sostanziale, ma anche formale con i partiti più nazionalisti del continente. Però pare non fa un baffo. Con una tecnica spregiudicata, ma molto efficace, è quella di chi la spara più grossa. Tecnica a cui ci hanno abituato in tutta la campagna elettorale e che è proseguita dopo ogni giorno. Leggo che ci sarebbe un team che consiglia Salvini, un team di esperti comunicatori, che consiglia Salvini ogni mattina qual è, quanto cattivo deve essere, su cosa deve essere cattivo e che cosa deve dire. Per cui ogni mattina noi scopriamo, che ne so, che certo sono arrivati i migranti e qui comincia la tubercolosi. Oh madonna. No, giusto per non immettere paura, per carità, giusto per serenare gli animi. Poi ci vogliono ore perché la ministra della sanità e la procura stessa dicano guardate, non c'è proprio nessun, ma proprio niente di niente, non c'entra proprio niente. Benissimo, però siccome la sparata grossa, tutti i giornali l'hanno ripresa, è garantito anche il giorno dopo per le reazioni di chi si oppone alla sparata. Quindi siamo a 2 giorni. Calato la tensione su, che ne so, su qualunque fake news, cosa che volete, tubercolosi o d'altro, bisogna inventarsi qualcos'altro. E quindi ci inventiamo un'altra sparata su cui
poi facciamo anche i commenti, le repliche, le indignazioni e non so quale altra cosa, altra giornata garantita. E così stiamo andando avanti. A un certo punto sarà arrivato talmente in alto che cadrà, perché cosa si deve ancora inventare questo signore? Però mi sembra di aver capito in questi giorni, in questi mesi, che non c'è limite, che la capacità di fantasia e di invenzione è piuttosto elevata. Ma tutto questo lo dico perché ho come la consapevolezza. Mi diceva oggi un mio collega che è che ormai di politica non parlano più in famiglia per paura di sbranarsi, perché è talmente polarizzata la cosa che tra amici o in famiglia si preferisce parlare d'altro, cinema, il tempo, non so bene che cosa. Ma è talmente polarizzata la situazione e questa abitudine di prendere uno che la pensa diversamente non come un avversario e va bene, ma come un nemico, sta pervadendo non solo le istituzioni politiche, ma sta pervadendo, credo, la società di questo paese, e mi spaventa molto. Qui noi stiamo, non la faccio lunga, tenuto conto anche di tutte le vostre osservazioni. Siamo inadeguati? Certo, beh, non è che... L'alternativa è, essendo inadeguati, ci proviamo comunque a raggiungere un livello di adeguatezza che ci possa far sperare, oppure chiudiamo e andiamo a casa, perché non è che ha molto senso che, essendo inadeguati, ci continuiamo a colpevolizzarci come non so cosa. Da dove siamo partiti, dove siamo adesso, che è stato un percorso per niente semplice, ed è evidente, io oggi non voglio concludere. Io oggi spero con voi in questa sala di aprire invece, di aprire un percorso, di continuarlo. Non chiudo niente, apro, sapendo... E io poi sono sempre più convinta che ci sono fasi transitorie, che arriveremo al congresso e poi non sarà finita neanche lì, perché tutto è un processo, la democrazia stessa è un processo, le formazioni politiche dovrebbero essere un processo e hanno fallito quando si sono anchilosate, per la verità. Noi, l'esperienza radicale che potete osservare con qualche attenzione, e ne abbiamo inventate di tutti i colori, ma non perché di club, senza club, di tutti i colori, senza perdere il filo conduttore e l'essenza, ma cercando di adattarci o anticipare modalità di stare insieme, modalità di costruzione politica che avessero anche degli elementi innovativi. Quando Roberto Ciccio Messeri ha inventato Agorà, che poi abbiamo dovuto poi vendere, beh, comunque sto parlando del 1900, non mi ricordo manco più, e mi faceva, c'era ancora la connessione mod, e siccome ero quella che viaggiavo di più, mi caricava sempre di fili, controfili, prese, non prese, e ricordo una scena esilarante a Miami dove ho dovuto staccare, e poi me l'hanno anche fatta pagare, la testiera del letto per trovare una spina su cui infilare un modem e collegarmi con Agorà. Eppure, la notte di Capodanno, durante la guerra croata, io ero da sola a Belgrado, loro erano a Busnic, siamo riusciti a collegarci. Questo tipo di collegamento email ante litteram ha cambiato in qualche modo anche la struttura organizzativa dei radicali negli anni 80-85, più o meno da quelle parti. Quindi dobbiamo essere attenti anche a questo, senza fare del modernismo una bandiera ideologica. Io penso che ci sono buone cose anche da conservare, per esempio il corpo,
l'esserci, essere in piazza, essere a un tavolo, parlare con la gente che non sia solo la email. E anzi le dobbiamo recuperare, perché siccome sono faticose non le fa quasi più nessuno, perché è molto più semplice sul nottetempo, facciamo un clic e abbiamo esaurito le nostre capacità di impegno. Guardate, io mica sono una troglodita, sì, sono una troglodita telematica, questo è sicuro, ma non ho neanche voglia di appassionarmi più di tanto. Certo le uso le nuove tecnologie, vi pare che non, ma una cosa è usare la televisione, una cosa è diventare teledipendente, una cosa è usare il telefono, una cosa è diventare completamente dipendente, per cui, quindi anche lì ci sono prassi più antiche che invece secondo me dobbiamo recuperare, perché è importante il senso del corpo, dell'esposizione, di metterci la faccia, dell'essere insieme, di essere comunità, che piova, che nevichi, che quello che è. Volevo chiudere con solo due avvertimenti. Il primo: è sempre molto facile, aggreghiamo altri da noi, eccetera. Statevi accorti, eh? Dal dire al fare il processo è un po' più complicato. Quindi abbiate pazienza con chi tenta di farlo. Bisogna provare a farlo, però è chiaro che Radicali arriva da una sua storia e che non è proprio il caso di dismettere, anzi deve essere complementare. Io spero che Radicali Italiani, e che voi veniate in molti al congresso di Radicali Italiani, perché credo sia una componente, come dire, un asset in più, un dato positivo e importante, così come la storia, la cultura del Centro Democratico, così come dei nuovi movimenti, insomma, va tutto bene. Ma mettetevi in testa che dal dire al fare è un po' più complicato, per cui abbiate un po' di pazienza su chi guiderà in qualche modo, parlo di Benedetto, di Massimiliano e ho perso, eccolo qua, di Tabacci, abbiate un po' di pazienza e anche un po' di attenzione all'esperienza. Forse qualcuno che ha masticato più di partiti, eccetera, eccetera, qualche cosa di esperienza magari aiuta. Io amo molto i partiti libertari, i partiti in cui ci si mette d'accordo su tre, una mozione, e poi detesto i partiti anarchici. Quello che non sopporto è quando ognuno si alza la mattina e, avendo pensato di essere von Clausewitz, fa quel cacchio che gli pare. No, non va bene, non va bene, non va bene. Ci sono tempistiche, ci sono organismi, ci sono organi, ci sono discussioni che si possono avere. Libertari sì. Un'organizzazione anarchica è destinata a fallire prima ancora di nascere, a fallire male, tra assi, risentimenti, sentimenti e avanti di questo passo. Infine, a proposito di più Europa, come sapete ho fatto con entusiasmo e qualche fatica tutta la parte, diciamo, fino al 4 marzo e dopo, e ho dato il mio nome alla lista di più Europa. Proprio perché i tempi stretti, ho pensato, magari per arroganza, non lo so, ma devo anche dire che mi è stato richiesto con una qualche insistenza, diciamo così, ho dato il mio nome alla lista di più Europa. Perché penso che questo abbia favorito la conoscibilità e la riconoscibilità politica del simbolo. Sono fiera di averlo fatto, mi sono anche incazzata tantissime volte, voi non sapete quanto. Comunque, ma adesso che la lista elettorale si è trasformata in un processo politico, è naturale, serio, che si chiami semplicemente più Europa.
grazie. Più Europa non è il partito di Emma Bonino, è il movimento che vorrete voi, insieme ovviamente. Emma Bonino in qualche modo è ognuno di noi, è ovviamente insieme a radicali italiani, insieme a Più Europa. Ancora non ho capito se mi iscrivo al Centro Democratico, però secondo me alla fine ci penso. No, no, sono iscritta all'Associazione Coscioni, io mi iscrivo ovunque trovi un pezzetto delle cose in cui credo, mi infilo comunque. Quindi io spero che questo noi ovviamente sia sempre più vasto in termini di numeri, di qualità e di motivazione. In questo noi continuerò ad esserci come più di prima, come sono una militante appassionata di radicali italiani. E voglio continuare ad esserci non solo da parlamentare, soprattutto da militante, a partire dall'atto più militante di tutti, che banalmente si chiama iscrizione. No, perché sempre ci vuole ben altro. Sì, ho capito, ci vuole sempre ben altro. Ma intanto, vero? Io oggi mi sono iscritta a Più Europa. Vi ringrazio. Come dato di incoraggiamento, cosa che farò anche al congresso di radicali italiani, mi iscrivo con 5.000 euro. E spero di poter partecipare a pieno titolo al percorso che ci porterà al congresso e poi alla scadenza europea. Ma non dobbiamo mai dare neanche la sensazione che siamo un movimento solo elettorale. Io credo che dobbiamo qualificarci con i contenuti, le iniziative. Non dobbiamo, a mio avviso, non dobbiamo sprecare il simbolo, dobbiamo stare attenti a come, perché è il nostro patrimonio, quindi come tutti i patrimoni va maneggiato, diciamo, con cautela. Ci sono anche occasioni elettorali che possiamo anche saltare, decidiamolo insieme, ma non l'ha prescritto il medico, è una scelta politica di grande senso politico e quindi dobbiamo esserne consapevoli. Quindi mi sono iscritta, l'ho fatto con grande piacere e soprattutto vi invito a fare altrettanto. Se uscite da qui senza esservi iscritti, non ho capito perché siete venuti per più di 4 ore. Grazie, ringrazio tantissimo Emma, ringrazio tantissimo Carmelo Palma che ha fatto il bravo presentatore, essendo molto di più. È la prima occasione, è una grande ripartenza verso il congresso, iscrizioni e gruppi. Grazie, Più Europa.